Io vorrei far sciogliere te che, ecco, insomma, non succederà allora, le due domande, non succede niente. mica, no. Torni a Palermo a vivere. Eh sì, questo lo puoi domandare. Torniamo a Palermo a vivere, purtroppo è andata così, è una questione di principio Che condivido. che condividiamo quasi tutti, per Sì. cui sicuramente noi italiani credo che la maggior parte condividiamo la scelta di Bertelli. È chiaramente un momento di tristezza perché insomma si chiude una parentesi importante, però ecco, appunto farsi mettere i piedi in testa è veramente difficile. Siamo d'accordo, ma la tua sensazione, cioè la base, viene completamente smantellata o la sensazione che poi qualcuno si ravveda e si riesca a fare qualcosa? Io credo, conoscendo Patrizio, che la decisione è definitiva. Non ho notizie fresche da questo punto di vista perché voglio dire, non sono a Cagliari, ma la decisione sono convinto che sia definitiva. E basta, insomma, pensiamo avanti, pensiamo ad altro e rispettiamo le decisioni di una persona che ha fatto la storia della vela italiana. Assolutamente. Io mi aspetto anche che i neozelandesi mantengano il punto, però i neozelandesi, voi siete molto amici con loro in edizione passata, però a me non è che l'atteggiamento, lo dico sinceramente, i neozelandesi sono molto opportunisti. L'hai detto tu, L'ho voglio dire, ma è detto così, voglio io. dire, non... Perché allora a quel punto sarebbe veramente un bel segnale, cioè già è forte il vostro, perché Luna Rossa, lo ricordiamo, iniziò nel 97. La prima edizione è il 2000, però cominciò nel 97 i lavori, è un team che se ne va via così, stiamo parlando di Luna Rossa, è come se la Ferrari abbandonasse la Formula 1, questo si può dire tranquillamente. Tu quindi avevi tutto quanto un programma da qui al 2017, è un bel cambiamento anche un po' di vita, insomma bisogna questa vela che poi tra l'altro è un'epoca, ma insomma no, di grossi mutamenti, insomma cosa fai? Ti rimetti in gioco? Che idea hai? Assolutamente, beh, assolutamente, sì, la vita continua, lo faccio di professione, farò la professione diversamente su altre barche, altre situazioni come è successo, magari appunto il periodo non è dei migliori, però ci sono tante classi che stanno andando bene e vediamo, adesso i programmi proprio a breve non te li so dire, ma sono sicuro che continuerò a fare il velista, questo te lo posso garantire. Senti, Patrizio Bertelli è grande appassionato di Coppa America, ma è anche grande appassionato di vela. Secondo te, si inventa qualcosa? Ma io spero di sì, spero che non abbandoni del tutto la vela, però sinceramente anche per lui sono sicuro che è qualcosa, una ferita molto fresca che insomma deve un attimo ragionare. Devo dirti che c'è stato anche l'avvicinamento del figlio di Giulio che ci ha fatto a tutti tanto piacere, è una persona eccezionale Giulio e spero che veramente anche lui resti attaccato allo sport della vela. Sicuramente non siamo stati aiutati in quest'ultima fase, in questo scopo dagli altri team, però insomma vabbè, andiamo avanti. Gli scontenti sono tanti, Alinghi, Luna Rossa, New Zealand, insomma questi tre team potrebbero, nelle mie fantasie notturne, inventarsi qualcosa di veramente Speriamo, interessante, chi lo sa. Va speriamo, speriamo. bene, intanto comunque siamo qui per Ubaldo. Bruni? Bravo, siamo qui per Ubaldo, per il Midi del Garda, passiamo una bellissima Pasqua qui sul lago di Ciao Garda. ragazzi, a Grazie presto, Checco, ci grazie, vediamo. ciao, Ciao Ubaldo. ciao.